Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Siamo qui ancora una volta per raccontarvi questa incredibile campagna elettorale. Il 25 settembre si vota per il rinnovo del Parlamento regionale e per l'elezione del Presidente della Regione siciliana. Talk Sicilia, con la redazione di Blog Sicilia, ha prodotto un volume di informazioni incredibile, oltre 45 puntate speciali dedicate a raccontare i personaggi e i protagonisti di questa campagna elettorale che ormai fra 48 ore verrà conclusa e sapremo come è andata a finire. Ovviamente dovevamo fare un secondo passaggio per parlare con l'uomo del momento. Cateno De Luca, buongiorno, ti abbiamo trovato in uno dei tuoi innumerevoli viaggi. Benvenuto a Tocco Sicilia, Cateno, con i tuoi. Tanto di andare a 380 cani. Oggi almeno un'altra decina ne vedo di toccarli, poi farò un saluto conclusivo a Santa Flavia dove mi aspettano con un cocktail di pesce fresco e poi Piazza Polideama. Alle 22 concluderemo la nostra meravigliosa campagna elettorale. Quindi Cateno De Luca inizia il suo sbarco verso Palermo, questa lunga marcia. Hai girato quanti comuni? Quanti chilometri hai fatto in questa campagna elettorale? Allora, con quelli di oggi arriveremo a 362 comuni per l'esattezza. Accipicchia. Ne abbiamo macinato centinaia, onestamente abbiamo anche perso il conto perché ogni tanto devo pure sostituire il Luciano di turno perché scoppiano, non ce la fanno a tenere i termini. Accipicchia. E quindi cambiavamo in continuazione. Ho distrutto tre macchine in questa campagna. Sì, Siamo tre macchine più il pandino di Ismaele che l'altro giorno ha rotto il cambio mentre era in provincia di Palermo. Quindi non c'è nessun complotto, è semplicemente il logorio di chi fa campagna elettorale. Allora, che cosa sta succedendo? A 48 ore dal voto, che sensazioni ha il candidato Cateno De Luca? Chi sarà il presidente della regione? Un'analisi fredda, spassionata. molto semplice. Io avevo preannunciato qualche mese fa stato che avrei 41 per e oggi confermo che questo risultato c'è, si coglie nell'aria e spero che ci sia anche l'IVA, quindi 41% la base imponibile. E l'IVA dipenderà ovviamente anche da una reazione legittima. Intanto c'è nel centrodestra, i candidati del centrodestra sono ogni giorno, ogni minuto più imbarazzati, non solo per quella che è stata la candidatura di Renato Schifani, ma anche per le vicende che si stanno verificando, non ultimo stamattina. È Sì. logico che Però all'alba. Cateno, perdonami, ti devo interrompere, per chi non avesse seguito i fatti di cronaca. Ieri è stata mandata ai domiciliari una candidata del collegio di Catania e Fratelli d'Italia. Stamattina è stato arrestato un candidato del Movimento Autonomista, non ricordo esattamente il nome, ma la vicenda del candidato autonomista è legata a fatti mafia, quindi la situazione è abbastanza delicata e grave. Ma in tutto questo, che ovviamente io parto dal presupposto che sono garantista, Assolutamente. di per sé il fatto non mi interessa. Ma la cosa che scandalizza è il silenzio totale da parte di Giorgia Meloni per quanto riguarda la candidata di ieri e anche di un personaggio illustre come Basile di Catania, che la moglie è candidata sempre in Fratelli d'Italia a Siracusa. Quindi un silenzio imbarazzante di Fratelli d'Italia e oggi ancora un silenzio imbarazzante da parte del leader dell'MPA, Raffaele Lombardo, per l'ulteriore arresto stamattina che è collegato a presunte vicende di mafia. Ma in tutto questo, la cosa ancora più imbarazzante e vergognosa è il silenzio di Renato Schifani. Ma è ovvio che Renato Schifani, imputato nel processo per mafia e politica a Caltanissetta, il montante bis deve stare zitto. Ed è questo, vedete, la cosa pericolosa. Mettere i siciliani in imbarazzo con un Renato Schifani di turno che è imputato di queste vicende di mafia e politica di una gravità inaudita. Renato Schifani parla, dici cosa pensi dei fatti che si sono verificati ieri e quelli di stamattina. Dici qualcosa ai siciliani. Certo, è una vicenda che ovviamente ci lascia tutti un pochettino col fiato sospeso. Chiaramente la premessa è, fino a quando non si giudica in terzo grado, ogni cittadino va ritenuto innocente, ci mancherebbe. La premessa è questa. Però sul piano politico andrebbe fatta una riflessione.
chiarisco, mi sono trovato personalmente in queste non so cosa significa. Ovviamente ecco perché ho chiarito, fatto in sé non mi interessa, però è grave che quando è successo a me sono stato attaccato da Musumeci, attaccato da Matteo Salvini, mentre in questo momento non parla nessuno, non parla nessuno nel centrodestra e non mi pare che nel centrodestra ci sia stato fatto. Sì, praticamente la vicenda che tu stai raccontando è la vicenda appunto che vede imputato a Caltanissetta il senatore Renato Schifani nella vicenda del processo stralcio ad Antonello Montante, il leader di Confindustria. E, diciamo, mettiamo da parte le questioni, come dire, dell'etica e della giustizia, che ovviamente in una contesa elettorale dovrebbero essere, come dire, valutate a parte. L'etica ovviamente fa parte comunque del patrimonio di ogni candidato politico. Parlando di programmi, mettiamo per ipotesi che si realizzi veramente lo scenario che hai identificato tu, cioè che la tua lista e la tua candidatura supera il 41%. La tua prima mossa, Presidente della Regione, quale sarà? Molto semplice, fare la ricognizione degli elementi che ho a mia disposizione in termini di risorse umane, economiche e strumentali. Una cosa che fa qualunque anche imprenditore quando entra in una che deve guidare, e la ricognizione significa anche mettere a sistema tutti gli elementi di cui si dispone, non solo, procedere anche con un'eventuale ricollocazione di tutti gli elementi, previa riqualificazione. In fin dei conti, un Presidente della Regione che non ha idea degli strumenti di cui dispone, come è stata la bella addormentata nel bosco, alias Nello Musumeci, a distanza di 5 anni si è reso conto che non aveva personale idoneo. C'è qualche problema in questo momento con la linea, sono cose che capitano. Cateno, ti devo chiedere una cortesia, se potete per un attimo fermarvi in una piazzola di sosta, perché la linea è la linea di collegamento è abbastanza ballerina. In realtà stiamo facendo veramente, ringraziamo Cateno De Luca per il tempo che ci dedica, è un talk mobile questo, in presa diretta seguendo appunto le ultime ore di campagna elettorale del candidato De Luca. Cateno, ci senti? Siamo sempre in linea noi. No, credo che purtroppo la linea sia in questo momento del tutto saltata. Cateno, ci senti? Ecco, abbiamo ripristinato nuovamente il collegamento con Cateno De Luca, che in questo momento sta, come dire, viaggiando per le strade siciliane in questo ultimo giorno di campagna elettorale. Bentornato Cateno, i problemi della tecnologia hanno tentato di boicottare il nostro dialogo, ma non ci riescono, non ti fermano. È stato il consorzio autostradale siciliano di cui mi ne dovrò occupare più presto. Assolutamente sì, cioè, trovi sempre una sfumatura per poter fare un po' di polemica e andare a toccare quelli che sono, come dire, i nervi scoperti dell'amministrazione siciliana. Allora, ricominciamo da dove ci eravamo persi un pochettino per colpa della connessione. Allora, tu hai, diciamo, il tuo pronostico è arrivo al 41%, per il voto di disgiunto, esatto. Ovviamente, poi mi spiegherai esattamente quali sono i punti di forza del voto di disgiunto nei tuoi confronti. Ma la domanda che ti avevo fatto e che probabilmente chi ci segue non ha sentito bene, cioè quali saranno le tue prime mosse da Presidente della Regione? Ho detto chiaramente che la prima questione che si fa quando entri in un palazzo è fare la ricognizione, è importante, la ricognizione delle risorse umane, la ricognizione delle risorse mentali, la ricognizione delle risorse economiche, perché un Presidente della Regione non può da questo punto di vista guardare, sono arrivato. Prego. Ormai i nostri scusate, siete in diretta per ora sul blog Sicilia, un applauso glielo fate per favore, va bene? Ah, grazie, sono grazie. Passato per un semplice caffè. Ecco qual è l'entusiasmo. Questo è l'entusiasmo che ti seguo in campagna elettorale. Ma dove sei in questo momento? Dove sei? Sono a Patti, hai capito? Ci sono una serie di piccoli caffè, ora scusate che completo l'intervista, 3 minuti e arrivo. Guardate fuori programma, Sì. Ecco, per farvi capire come noi abbiamo fatto la campagna elettorale
e ci sono qua centinaia di persone che ci aspettano, un orario anche particolare. Perché? Perché siamo riusciti a suscitare entusiasmo. Allora, tornando alla risposta, è fondamentale la ricognizione delle risorse umane, delle risorse economiche e dei beni strumentali, perché non è pensabile che un presidente della regione, dopo 5 anni, come l'addormentata nel bosco, si sveglia e dica: ah, non ci sono gli ingegneri per fare i progetti, per partecipare alla PNRR per i 400 milioni dei consorzi di bonifica. Stile Nello Musumeci. È fondamentale fare la ricognizione, fare la ricollocazione, fare la riqualificazione. Queste sono le tre R del buon amministratore. La prima Ma cosa che quindi in si fa. pratica Cateno, tu ovviamente applicare il modello di buon governo di Messina, dove sei sostanzialmente adorato, a livello regionale, no? È quella la cifra che vuoi applicare se dovessi essere eletto Presidente della Regione. Ma non ci sono dubbi, il modello è sempre quello, cambia la dimensione, ovviamente qualche sfumatura normativa, ma io che ho fatto il sindaco di 3 comuni, vi posso assicurare che bisogna avere un metodo, e lo chiarisco anche per coloro che sono miei competitor, perché non hanno mai amministrato neanche un condominio. Schifani non ha mai fatto amministrazione locale, non ha idea di quel che significa. La Chinnici ha fatto quasi 5 anni l'assessore di Lombardo e non se lo ricorda nessuno. Lasciamo stare Paola, che io lo dico sempre, lui è il derivato di Giancarlo Cancelleri e non ha idea neanche di cosa sia una delibera, perché non ha mai fatto neanche il consigliere comunale, quindi Ma al di figuriamoci. là, scusami Cateno, perdonami se ti interrompo, ma al di là, come dire, delle riflessioni sui tuoi competitor, ma dalle tue parole sembra che tu, da Presidente della Regione, ti aspetti di trovare nei conti della Regione qualche brutta sorpresa, o ho capito male? Ma io ho timore non solo di non trovare i quadri nel muro, ma neanche i chiodi dove erano appiccicati. Per chiarirci, polvere sotto i tappeti ce n'è tanta, i bilanci della regione e delle partecipate sono farlocchi, quindi qua bisogna fare anche un'operazione verità immediatamente per capire su quale tipo di sabbie mobili ci muoviamo. Non mi Tu fido a di quello Messina che avevi dice. trovato una situazione simile, ma sei riuscito a evitare il dissesto. Certo, perché vedi, a differenza di un sindaco che quando si insedia è costretto per legge a fare la relazione di inizio mandato e ha 4 mesi di tempo per scrivere quello che ha trovato. Questa norma non esiste per i presidenti di regione, ma io la Esatto. mutuerò, io la mutuerò, io farò una fotografia, ci vorranno i 3-4 mesi necessari, ma io devo portare in Parlamento il quadro complessivo nel quale partiamo, quello che abbiamo ereditato ovviamente con le soluzioni del caso. Questo lo voglio dire, è il primo atto complessivo di carattere generale della Presidente Caterina De Luca è questo, l'operazione verità in termini complessivi, mettere un punto fermo su ciò che abbiamo ereditato e ovviamente la strategia per andare Allora, facciamo un attimino il punto sul voto di disgiunto. Io so che è difficile quello che sto per chiederti. Ti chiedo per un attimo di spogliarti dal ruolo di candidato alla presidenza della regione e spiegarci perché, e questa è una voce che gira abbastanza forte, i boatos si sentono, è un rimbombo quotidiano, che probabilmente quest'anno, mai come quest'anno, potrebbe essere importante nella designazione del presidente della regione il voto di disgiunto. Che sta succedendo nel centrodestra? E perché molti, come dire, grandi elettori, chiamiamoli così, o portatori di voto, grandi candidati, non riescono a essere coesi attorno al loro candidato, alla presidenza ovviamente? C'è un precedente che vorrei riportare alla vostra memoria. Si tratta dell'elezione di Messina di giugno 2018. Il sottoscritto ha avuto la capacità di prendere il doppio dei voti sulla persona come candidato sindaco rispetto alla somma dei voti delle mie liste. Cioè io al primo turno, le mie liste hanno avuto 10.000 voti complessivamente, io ho preso 20.000 voti. Quindi significa che ho avuto la capacità di attrarre un consenso trasversale dovuto alla mia capacità, al mio modo di comunicare,
e probabilmente anche alla scartezza dei miei competitor, perché non è tutto merito mio, non voglio prendermi ora il merito tutto. E la stessa cosa succederà ora. Sono l'unico che ha fatto campagna elettorale, sono l'unico che ha fatto comizi, sono l'unico che ha girato tutti i comuni della Sicilia, sono l'unico che ha fatto un programma e ha lanciato la sfida a tutti i competitor e di conseguenza volevo confrontarmi sul merito e non ci sono riuscito. Sono l'unico che ne c'è l'amministrazione, cioè chiunque ha parlato con me, io ho scioccato tutte le categorie professionali, sono rimasti scioccati dagli incontri con me. Potete prendere informazioni, non sto esagerando, perché hanno toccato con me. Cosa significa discutere di amministrazione, discutere delle reali criticità, ma soprattutto discutere delle soluzioni. Io sono l'uomo delle soluzioni, perché sono un amministratore e di conseguenza questo la gente lo percepisce e fa la differenza. Già Però sei parliamo in stato termini bravissimo a competitivi. svicolare la mia domanda, perché io ti volevo portare sul perché i candidati non, diciamocelo francamente, molti candidati a No, ti sorpresa non riescono a votare. ricordo. Certo, perché perdono voti. Allora, se andate a guardare la maggior parte dei facsimili di tutti i candidati, tutti, centrosinistra e centrodestra, soprattutto ovviamente centrodestra, Tu dici che nei non facsimili c'è non c'è il richiamo al presidente, non c'è. non c'è Non voto, c'è. E non mi è c'è. stato spiegato anche dal mio amico Enzo Figucci, chiaro, il quale mi ha detto: io non stampo l'indicazione con Schifani perché perdo voti. La gente mi dice: se sei con Schifani non do il voto neanche a te. Perché Domanda da io mi... primo Ecco, glielo. diciamo, prefiguriamo uno scenario dove tu vieni eletto, diventi presidente della regione, con una composizione del Parlamento, come dire, che è comunque sbilanciata a favore del centrodestra o del centrosinistra. Non rischi di trovarti a Palazzo Normanni un Vietnam che ti ostacolerà in quasi tutte le tue azioni riformatrici? E allora io già vi svelo come andrà la cosa, perché già ho completato anche questo. Io apprenderò dai 28 ai 30 parlamentari, compreso il listino, e già con 12 ho chiuso l'accordo. Ovviamente parlo di candidature che sicuramente si Quindi c'è un tradurranno. mondo sotterraneo che già si muove, è andato oltre il 25 settembre. Cioè, ma hai una macchina del Ovvio. tempo che ti ha portato oltre. Ma certo, ma perché voi pensate che io già non mi sono proiettato al 26 di settembre? Ma No, certo, allora ma continuate a quindi... sottovalutarmi. No, ma non ti sto sottovalutando, io devo fare delle domande che mettono chi ci ascolta, chi ci segue, in grado di valutare il tuo programma politico, la tua proiezione sul territorio. Vorrei ricordare il precedente, perché io sono allenato a queste cose, gli altri no. Io ho amministrato, ho fatto il sindaco a Messina per 4 anni, senza un consigliere comunale, perché voglio Questo è ricordare vero. che io sono stato eletto sindaco e le mie liste non hanno eletto nessun consigliere comunale, primo caso in Italia che si è Quindi verificato. anche E questo allora se... scenario di Sala d'Ercole non ti spaventa per nulla, cioè Per non me è si normale, per dialogherà. me è ordinaria amministrazione, è ovvio. Va bene, diciamo, io a questo punto ti ringrazio perché ti abbiamo fermato proprio in campagna elettorale, del tempo che ci hai dedicato. E noi qui dalla Grazie a redazione voi. ti mandiamo un grande in bocca al lupo. Ovviamente noi siamo imparziali, abbiamo raccontato tutte le proposte che ci sono per la presidenza L'ultima della cosa. regione. Certo, Catena, a te la parola. E sostanzialmente è l'appello che stai lanciando agli elettori. Allora, prima di chiedere agli elettori di continuare con questo entusiasmo, cerco il voto a tutta la redazione e anche a te, perché il dovere di un candidato intanto è cercare il voto. E io ho cercato i voti a tutti, quindi ufficialmente sto cercando il voto anche a voi. E ai siciliani dico: avete una grande opportunità. Finalmente la Sicilia può avere un presidente competente, coraggioso, spregiudicato e soprattutto che ha le mani libere. E quindi può finalmente trattare con lo Stato italiano come Stato. La Sicilia è stata uno Stato con Cateno De Luca. Allora, Catena, a questo punto io ti ringrazio nuovamente per il tempo che ci hai dedicato, però ti strappo una promessa. Noi il 26 settembre, il giorno dello scrutinio,
e saremo in diretta per tutta la giornata. Ci collegheremo con te. So che la tua base operativa è a Messina, quindi No, aspetta. sarò a Fiume Tisi e vi farò intervistare le mie caprette. Una cosa Bellissimo. incredibile. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, in bocca al lupo per questo fine di campagna elettorale. Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato. E ci rivediamo lunedì pomeriggio, vediamo se la profezia Grazie. di Cateno De Luca si sarà verificata. Un Ti in bocca al aspetto a lupo a Fiume tutti. di Tisi. Grazie. Perfetto, grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia, dove a questo punto racconteremo l'esito di questa lunghissima campagna elettorale. Grazie ancora e buona serata a tutti.